Il laboratorio di disegno industriale 1 è infatti il primo corso in cui i nostri studenti sono chiamati a confrontarsi con il tema del progetto di design. Cosa facciamo? Come è strutturato? Il corso si compone di due moduli didattici, il primo, disegno industriale, e il secondo, metodologie della progettazione. Nel primo modulo di disegno industriale i nostri studenti sono chiamati a svolgere un'esperienza di progetto in due momenti diversi, che se vogliamo sono anche i momenti tipici del progetto di design contemporaneo. Nel primo momento gli studenti svolgono in modo estensivo un progetto di prodotto industriale, in modo estensivo perché iniziano indicativamente a febbraio e finiscono a giugno. A partire da un tema di progetto dato, gli studenti sono guidati a percorrere tutte le fasi che caratterizzano il progetto di prodotto e il progetto di design, dalla ricerca per il progetto, alla concettualizzazione, alla fase di sviluppo prodotto fino a quella di prototipazione. In questi anni sono stati trattati e toccati diversi temi, da quello degli arredi per interni, gli arredi per esterni, la luce, artefatti luminosi, ma non importa tanto il prodotto finale quanto il processo svolto per raggiungerlo. Inoltre, in questa parte del corso si sviluppano conoscenze sui materiali, sulle tecniche e i processi produttivi, sulle modalità di comunicazione del progetto. Ma un aspetto che piace sempre ai nostri studenti è quello che alla fine del corso si arriva sempre con un prototipo in scala 1 a 1, ovvero la materializzazione fisica del proprio progetto. Sempre all'interno di questo modulo di disegno industriale, i nostri studenti sono poi guidati a svolgere un workshop full immersion, che significa stare una settimana, dalla mattina a sera, a sviluppare un progetto su un tema che può anche derivare dalla collaborazione con le aziende con le quali il nostro corso di studi collabora. Un aspetto tipico e caratteristico di questa parte dell'insegnamento è che i nostri studenti lavorano sempre in gruppo e quindi svolgono progetti in collaborazione apprendendo le capacità di confrontarsi, di aprirsi e di mettersi in gioco anche in una dinamica di team ed equipe. Nella seconda parte dell'insegnamento, nel secondo modulo dell'insegnamento che si chiama metodologie della progettazione, invece i nostri studenti sono guidati ad affrontare i temi del progetto di design da un punto di vista più teorico e culturale. La parola chiave di questa parte dell'insegnamento è osservazione, così come ci hanno insegnato i maestri del design. E che cosa si osserva? Si osserva la realtà che ci circonda, il mondo artefattuale, le opere dei maestri, ma anche dei fenomeni più complessi, andando a visitare mostre, musei, cercando di capire il mondo delle scuole del design, i libri, i testi. Alla fine del corso l'obiettivo è quello, si spera, che i nostri studenti abbiano raggiunto la capacità di ricerca e di analisi del contesto della realtà del design contemporaneo, oltre che avere compiuto una esperienza concreta di progetto. Ciò che propongo è quello di presentare e applicare un metodo progettuale, che dopo gli studenti assimilano e fanno proprio personalizzandolo. Come si sviluppa? Gli studenti vengono suddivisi in gruppi e dopo delle lezioni frontali in cui viene presentato il tema, lo scopo del corso, si seguono degli incontri in cui si fanno revisioni, definite revisioni, e dove gli studenti presentano e propongono le proprie idee che vengono discusse con me per migliorarle, per capirne le difficoltà o le problematiche e riuscire a ottenere, cosa fondamentale, cosa che richiedo, un modello in scala 1 a 1 e funzionante. Amo definire il mio corso così, pensare con le mani, un affrontare la progettazione non puramente con disegni o lo sviluppo puramente 2D, ma quello di scoprire, sperimentare con i materiali che possono essere proposti da me o proposti dagli studenti stessi per capirne i limiti o le possibilità, le diverse possibilità e ottenere così
vari modelli e soprattutto il prototipo, come avevo già detto precedentemente, finale in scala 1 funzionante. Io credo in questo modo di trasmettere una voglia, un entusiasmo per questo mondo che è quel mondo della progettazione, e soprattutto quello di coinvolgere gli studenti stessi in modo tale che ci sia un loro modo, anche un loro modo di presentare le proprie idee o le proprie proposte, al fine di appunto riuscire a ottenere un qualcosa di fisico e non soltanto un qualcosa che non sia realizzabile. È un corso di 25 ore tecnico-pratico che si svolge in parte nelle aule della Facoltà di Ingegneria e in parte all'interno del laboratorio di fotografia che si tiene sempre all'interno della Facoltà di Ingegneria di Bologna. Il corso inizierà con una fase teorica in aula, all'interno della quale vedremo come la macchina fotografica e la camera oscura si sono evolute nel tempo fino a darci oggi la possibilità di fotografare con delle macchine fotografiche digitali. Analizzeremo il funzionamento di una macchina fotografica, quindi sarà molto interessante studiare quelle impostazioni manuali che tutti i fotografi oggi usano, che sono il tempo di posa, il diaframma, la sensibilità, gli ISO, e successivamente gli studenti saranno chiamati a studiare e analizzare come costruire dei piccoli set per fotografare prodotti. La fotografia di prodotto, che oggi prende il nome di fotografia di still life, è una branca molto importante della fotografia perché è quella attraverso la quale tutte le aziende possono rappresentare e comunicare i propri prodotti. Per questo motivo è stato scelto, insieme ad altri insegnanti, di proporre delle esercitazioni agli studenti all'interno del nostro corso, durante le quali appunto gli studenti dovranno scegliere un prodotto, un oggetto di design, per poi andare a fotografarlo e negli altri moduli del corso integrato svolgere ovviamente altri assignment. È un corso molto divertente perché porta gli studenti a creare dei set fotografici un po' come se fossero all'interno di uno studio fotografico, ma facendolo anche in maniera più domestica e semplificata nella prima parte del corso, e poi successivamente, quando ci si sposta nel laboratorio di fotografia, ci si confronta con il mondo professionale, quindi con un set vero e proprio uguale a quelli che si potrebbero trovare nella sala di posa di un fotografo. In questa fase laboratoriale gli studenti lavoreranno in gruppo ed è sempre un momento piuttosto divertente. Come potrete vedere dagli elaborati degli studenti che si sono svolti gli anni scorsi, sono tutti elaborati molto colorati, ricchi di luce e di elementi compositivi molto interessanti, e quindi crediamo che sia una fase e un corso a livello didattico molto importante e anche divertente. A mio modo di vedere, l'importanza di questo corso sta nel fatto che poi gli studenti avranno la possibilità di imparare a fotografare degli oggetti di design che potranno poi nel futuro andare a inserire nel proprio portfolio. Quindi uno studente che nei prossimi anni si troverà a produrre dei modellini, a produrre dei plastici o a produrre degli oggetti veri e propri, avendo le competenze e la conoscenza per fotografare i propri elaborati, sarà quindi in grado di presentarsi meglio e di presentare in maniera professionale i propri elaborati quando si andrà ad affacciare sul mondo del lavoro o anche in fase di tesi. Per questo motivo io ritengo che sia un corso divertente, ma anche molto molto importante per il futuro dei nostri studenti. Il laboratorio si svolge al secondo anno, ha molteplici obiettivi, tra cui quello di far conoscere i cambiamenti avvenuti nel settore della comunicazione visiva e i cambiamenti che sono tuttora in corso. La possibilità di far conoscere le figure che hanno fatto parte, tuttora fanno parte di questo ambito progettuale, quindi soprattutto i professionisti e le professioniste della cultura del progetto grafico e delle connessioni tra il design grafico e il design del prodotto industriale.
Il corso prevede la possibilità per gli studenti di lavorare in team e di rispondere ad esigenze e bisogni reali di committenti esterni che attraverso brief di progetto invitano i nostri studenti a trovare delle soluzioni e appunto a delle loro esigenze. Gli studenti quindi hanno la possibilità di mettersi realmente in gioco e insieme a livello di gruppo e di imparare a presentare un progetto, a vendere un'idea progettuale e anche a conoscere quelli che sono gli iter progettuali, comprese le fasi di verifica. Inoltre sono previsti dei momenti come eventi, conferenze, seminari, workshop con realtà esterne, con professionisti noti anche a livello nazionale, che possano permettere appunto agli studenti di sviluppare sempre di più il pensiero laterale. Infatti è importante per questo corso di laurea, ma soprattutto per chi ha voglia di lavorare in ambito del design, il pensare e avere e coltivare un pensiero indipendente. Il laboratorio di sintesi finale ha come obiettivo aiutare gli studenti, dopo un percorso di 3 anni, a sviluppare una loro autonomia nel processo di progettazione. E il corso fa sintesi di quelle che sono le conoscenze metodologiche che lo studente ha acquisito durante gli anni precedenti e aiuta all'interno di un percorso strutturato in cui esistono gli insegnamenti di disegno industriale, ma anche insegnamenti complementari di semiotica e di studio dei linguaggi della comunicazione, che in qualche modo concorrono a sviluppare un progetto finale che potrebbe dare, diciamo anche portare a quello che può essere un percorso di tesi alla fine del triennio. All'interno del laboratorio ci sono anche tutta una serie di approfondimenti di aspetti tecnologici che sono diventati fondamentali all'interno del processo progettuale. L'analisi di quello che sono le fasi di ricerca, le fasi di conoscenza delle tecnologie che costituiscono ormai una parte fondamentale dello sviluppo di un prodotto industriale, sono tutti elementi che in qualche maniera sono necessari da affrontare per un percorso di studi all'interno del design. E se non riusciamo a controllare quelle che sono le tecnologie, non riusciamo a essere competitivi nello sviluppo dei processi di innovazione all'interno dei nostri progetti. Il corso cerca in qualche maniera di dare questa capacità di studio continuo agli studenti che si accingono a completare il percorso di studio. In questo corso ci occupiamo soprattutto con progetti che riguardano la riabilitazione oppure cose come protesi, ortesi, ma anche funzioni aumentate per i quali il corpo può in qualche maniera avere un rendimento maggiore. Questo addirittura anche arrivare fino a elementi di neuroscienze. In questo corso viene approfondito anche temi come ergonomia, anche una prima introduzione in design di servizi e altri moduli come semantica. Io penso che questo sia un corso molto molto importante, anche perché introduce poi il tema della tesi di laurea alla fine con un suo progetto che insomma è tutto un progetto dello studente che sviluppa un prodotto suo con cui normalmente poi va anche a proporsi a delle aziende. Quindi un bel corso di approfondimento poco prima della fine della carriera accademica, che finisce con la prima laurea.